odierna verrà redatto come al solito il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che ai sensi dell'articolo 12, comma 2 del regolamento interno la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la relativa trasmissione via web TV. Si comunica sin da ora che nella giornata di martedì 22 verrà concluso l'esame della relazione del 20° Comitato a prima firma dell'onorevole Paolo Lattanzio. Pertanto, per la seduta del 22 giugno alle ore 19 saranno previste votazioni e sarà dunque necessaria la presenza del numero legale. Procediamo ora all'audizione del direttore della Direzione Investigativa Antimafia, il dottor Maurizio Vallone, accompagnato dal generale Vincenzo Molinese, capo del primo reparto della Direzione Investigativa Antimafia. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 12, comma 5 del regolamento interno, l'audito ha la possibilità di richiedere la segretazione della seduta o di parte di essa, qualora ritenga di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non possano essere oggetto di divulgazione. A tal riguardo mi corre l'obbligo di rammentare le garanzie che sono state stabilite in ufficio di presidenza, allorquando l'audito è in presenza e risultano esservi consulenti o senatori e deputati che seguono da remoto. In tali circostanze tutto il personale di supporto presente in aula, nessuno escluso, è vincolato al rispetto della segretezza di quanto dichiarato. Il presidente è sempre in condizione di poter valutare di interrompere il collegamento audio con i poli remoti. Qualora ciò non accada, è bene rammentare sempre che coloro i quali seguono in videoconferenza sono censiti dalla Commissione, con tutto ciò che ne discende in termini di responsabilità per la divulgazione e la comunicazione a terzi di quanto emerge in seduta. Do pertanto la parola al dottor Vallone, ringraziandolo per la sua presenza. Prego, dottor Vallone. Grazie. Ringrazio il Presidente e tutti i membri della Commissione per l'opportunità che viene data al Direttore della Direzione Investigativa Antimafia di rappresentare gli sforzi che quotidianamente vengono profusi dalle donne e dagli uomini della DIA nel tentativo di contrastare le attività delle organizzazioni di tipo mafioso, endogene e straniere, che operano sul territorio nazionale ed all'estero. Per consentire un più veloce svolgimento di questa audizione non ripeterò i contenuti dell'analisi del fenomeno mafioso già magistralmente evidenziati dal Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, nell'audizione dinanzi a codesta Commissione parlamentare e che è il frutto delle sinergie info-investigative delle law enforcement italiane e della DIA. Intendo qui rappresentare i punti di forza e le criticità dell'attività della DIA, il percorso che la stessa sta seguendo per adeguarsi alle nuove sfide che lanciano la criminalità organizzata di tipo mafioso. Sfide che vedono i nuovi campi di battaglia ancora parzialmente inesplorati, dove si affronteranno mafiosi ed investigatori della nuova generazione. Per questi ultimi il nostro compito è di prepararli adeguatamente ed offrire loro gli strumenti tecnologici, giuridici e culturali utili a vincere le battaglie di oggi e di domani. Quest'anno la DIA compirà 30 anni dalla sua costituzione, nata da un modello ideale che la voleva come punto di riferimento delle nascenti procure distrettuali antimafia e braccio operativo della Direzione Nazionale Antimafia. Oggi le competenze della DIA sono previste dal DN del 91-410, così come modificato dal testo unico antimafia, e vede un'organizzazione basata su una direzione centrale con sede a Roma e 22 articolazioni periferiche, con un organico fissato dal DM 15 aprile 94 e successive modifiche. A livello centrale la DIA sta affrontando un importante processo di revisione organizzativa che la porterà a rafforzare le attività di intelligence attraverso l'acquisizione, anche con fondi europei, di software di ausilio all'indagine e di strumenti tecnologici, nonché di accesso alle più importanti banche dati mondiali per le indagini sulle transazioni finanziarie internazionali. La DIA esprime una naturale vocazione su 5 direttrici strategiche: l'analisi della criminalità organizzata di tipo mafioso, che viene compendiata semestralmente nella relazione che il Ministro dell'Interno presenta al Parlamento; l'attività di prevenzione antimafia nel duplice aspetto, da un lato la gestione dell'OCAP, l'Osservatorio dei Pubblici Appalti, e in ausilio ai prefetti nei gruppi investigativi antimafia, ai fini della verifica dei presupposti per l'emanazione delle liberatorie e delle interdittive antimafia, e dall'altro l'analisi ai fini antimafia delle segnalazioni
segnalazioni di operazioni sospette pervenute da UIF, unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia, e che la DIA restituisce alla DNA per i successivi inoltre alle direzioni distrettuali antimafia competenti per il territorio, in caso di riscontri utili ai fini investigativi. Il terzo pone una proposizione ai competenti tribunali di misure di prevenzione patrimoniale e personali a carico di soggetti collegati a organizzazioni criminali di tipo mafioso per sottrarre loro i proventi delle attività illecite. Ancora, l'attività investigativa antimafia svolta nelle dirette dipendenze delle DDA per disarticolare le organizzazioni mafiose, sequestrarne i beni provento di acquisizione illecita, recidere i legami con la società civile, il mondo dell'imprenditoria, i professionisti e la pubblica amministrazione. E da ultimo il contrasto alle attività della mafia all'estero attraverso le reti di cooperazione internazionale al fine di favorire le relazioni tra forze dell'ordine dei paesi aderenti al network e le rispettive magistrature per la creazione di squadre investigative comuni realizzate da più paesi interessati a una specifica attività investigativa. Nell'analisi, nell'ambito dell'attività di analisi, puntualmente compendiata nella relazione semestrale della DIA, che il Ministro dell'Interno presenta al Parlamento, si evidenza come le più recenti attività info-investigative confermino che le organizzazioni criminali di tipo mafioso, nel loro incessante processo di adattamento alla mutevolezza dei contesti, hanno negli ultimi anni implementato le loro reti e capacità relazionali, sostituendo l'uso della violenza, sempre più residuale, con azioni di silente infiltrazione. La 'Ndrangheta si manifesta come un'organizzazione unitaria, fortemente organizzata su base territoriale e saldamente strutturata su vincoli di parentela, che però, da qualche tempo, non rappresentano più un fattore di concreta impermeabilità, attesa la scelta di collaborare con la giustizia, intrapresa da esponenti mafiosi anche di elevato spessore, che ha portato a numerose operazioni di polizia giudiziaria che hanno colpito tutti i più importanti gruppi 'ndranghetisti, sia nel territorio di elezione che nelle nuove regioni di adozione. Spiccata è la sua vocazione imprenditoriale, favorita dalle ingenti risorse economiche di cui dispone, peraltro derivante da attività illecite sempre più diversificate, che spaziano dal narcotraffico internazionale, di cui egemona almeno nel settore dell'importazione della cocaina, all'infiltrazione degli appalti pubblici, all'estorsione, al gaming e persino al business dei prodotti petroliferi. Le cosche calabresi danno continuamente prova di saper intercettare le opportunità offerte dai cambiamenti socio-economici, rimodulando con grande duttilità gli investimenti secondo una logica di massimizzazione dei profitti attraverso l'infezione di compagini societarie sane. La 'Ndrangheta si dimostra altamente pervasiva anche nelle dinamiche al di fuori dei contesti regionali, ove le cosche replicano gli schemi mafiosi originari cercando di costituire insediamenti strutturati. All'estero, peraltro, i clan privilegiano il radicamento in stati non cooperativi in termini di law enforcement, le cui maglie larghe agevolano il reinvestimento di capitali illeciti e rendono difficile il sequestro dei beni. Numerose sono le evidenze investigative e giudiziarie che confermano anche la tendenza delle consorterie calabresi a instaurare forme di utilitaristica collaborazione con gruppi di diversa matrice mafiosa, nazionale e straniera, in particolare albanese e sudamericana. In Sicilia, invece, coesistono organizzazioni criminali eterogenee e che seguono dinamiche diversificate, sia pure con la storica preeminenza di Cosa Nostra, che ultimamente sembra aver riaperto le porte agli scappati, o meglio alle nuove generazioni di coloro i cui padri avevano dovuto trovare rifugio all'estero a seguito della guerra di mafia dei primi anni Ottanta. Nell'area centro-orientale, a Cosa Nostra si affiancano altre compagini di matrice mafiosa, dove un particolare rilievo è da attribuire alla Stidda, la quale è costituita da gruppi autonomi che operano con un coordinamento di tipo orizzontale. Tali sodalizi, inizialmente nati in contrapposizione a Cosa Nostra, ricercano oggi con la stessa accordi funzionali alla cooperazione negli affari illeciti. Permane l'infiltrazione nei settori economici caratterizzati dall'erogazione di contributi pubblici, come nel caso della produzione di energia da fonti rinnovabili, dell'agricoltura e dell'allevamento. Spesso ciò si realizza attraverso il condizionamento degli enti locali, anche avvalendosi della complicità di politici e funzionari infedeli. Si reputa inoltre opportuno sottolineare il crescente interesse criminale per il gaming, che nelle aree di proiezione è utilizzato come strumento di riciclaggio, mentre in Sicilia è funzionale anche al controllo del territorio. In prospettiva futura è verosimile ritenere come le consorterie mafiose siciliane possono orientarsi ad evitare contrasti violenti e a ricercare un equilibrio nella conduzione delle attività illecite.
La camorra si conferma quel macro fenomeno criminale connotato da un potere mafioso espresso da alcune grandi e consolidate organizzazioni, tra loro autonome e fortemente compenetrate nel tessuto sociale in cui si localizzano. Peraltro, esse presentano connotazioni estremamente eterogenee per struttura, potenza, forme di radicamento, modalità operative, settori illeciti ed economici di interesse. Le predette peculiarità ne garantiscono la straordinaria flessibilità e capacità rigenerativa, nonché la spiccata attitudine speculativa e affaristica. In funzione di quest'ultima, vengono di volta in volta rimodulati gli oscillanti e vari rapporti tra le consorterie, che possono degenerare nella conflittualità, attestarsi nella non belligeranza, ovvero giungere all'alleanza costituendo vere e proprie holding criminali. A livelli più elevati, la vocazione imprenditoriale dei clan consente loro di mimetizzarsi nei tessuti produttivi, ove pericolosa è la commistione, ovvero coincidenza, fra leadership criminale e management aziendale, come dimostra un elevato numero di interdittive antimafia emesse anche al di fuori della Campania nei confronti di aziende collegate alla camorra. Resta alto l'interesse della criminalità campana verso i settori più remunerativi, quali quello dei rifiuti. Inoltre continua a trovare riscontro su più fronti l'ingerenza delle compagini criminali nel mondo politico-amministrativo dell'intera regione. Nell'ultimo periodo è stato prorogato lo scioglimento del Consiglio Comunale di Arzano a Napoli, mentre due commissioni d'accesso sono state insediate il 2 ottobre e il 28 dicembre 2020, rispettivamente a Marano di Napoli e Vignaricca. Infine, il 22 ottobre 2020 è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Prato La Serra, Avellino, per l'evidenza di un contesto politico-economico particolarmente contaminato. I clan più strutturati gestiscono le tradizionali attività criminali, estorsioni, traffici stupefacenti, contraffazione e contrabbando di TNE e di prodotti petroliferi, anche nel resto del territorio nazionale e all'estero. Riscontri investigativi e misure di prevenzione ne evidenziano gli interessi nel Lazio ed in particolare a Roma e nelle confinanti aree pontine, in Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana e Abruzzo. L'elevata specializzazione nel narcotraffico internazionale, con approvvigionamenti da una Spagna e i traffici verso Malta e Nord Europa, è stata confermata da recenti indagini. Nei paesi dell'Europa dell'Est e negli Emirati Arabi, l'interesse del clan campani è inoltre rivolto al riciclaggio di capitali, oltre che al rifugio di latitanti. Per quanto attiene ai sodalizi pugliesi, si distinguono varie espressioni criminali, legate rispettivamente alla provincia di Foggia, al territorio di Bari e al Basso Salento. Un'attenzione particolare per le possibili dinamiche evolutive merita il contesto foggiano, dove operano le tre storiche organizzazioni della società foggiana, della mafia garganica e della malavita cerignoana. Tali consorterie stanno mostrando un'evoluzione tesa alla propensione affaristica, che si concretizza in una spiccata duttilità operativa sui fronti socio-economico, finanziario ed infine politico-amministrativo. La società foggiana ha puntato al consolidamento di un asse trasversale fra le sue tre batterie, esercitando il controllo capillare di ogni settore economico, produttivo e sociale cittadino. Recenti indagini mostrano che questa capacità di infiltrazione, funzionale anche al riciclaggio, avviene con il sostegno di imprenditori, professionisti e esponenti della pubblica amministrazione. Le consorterie organizzate lucane subiscono l'influenza delle compagini operanti nelle regioni limitrofe, in particolare Puglia e Calabria, con cui non sono infrequenti collaborazioni avviate su una base di interessi comuni, soprattutto nel settore degli stupefacenti. A latere non si possono trascurare altre compagini mafiose autoctone, principalmente costituite da clan di origine rom e sinti, presenti a Roma e nell'intero Lazio, i quali operano con la consueta forma di violenza per inserirsi nel tessuto economico legale, peraltro stringendo alleanze più o meno fluide con i tradizionali sodalizi mafiosi. Infine, ormai consolidata l'operatività sul territorio italiano di gruppi criminali stranieri attivi nell'ambito del narcotraffico, del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e della tratta di esseri umani, finalizzata allo sfruttamento della prostituzione e del lavoro nero. I clan più strutturati risultano quelli cinesi, albanesi e nigeriani, che agiscono in collegamento con le rispettive organizzazioni in madrepatria. Relativamente al modus operandi mafioso oltre frontiera, si sottolinea che i sodalizi, pur mantenendo un antico stereotipo di struttura criminale verticistica basata sul vincolo familiare, sono riusciti a modellare innovative regole organizzative, estremamente duttili, per cogliere velocemente i vantaggi offerti dal sistema economico internazionale. Le organizzazioni mafiose nelle nazioni straniere dove si espandono preferiscono ricorrere alla corruzione piuttosto che alla violenza per non destare allarme sociale in quei paesi. Questo approccio soft
è fondamentale per poter agire in maniera indisturbata, permeando ogni ambito economico e riciclando enormi capitali ottenuti con le attività illecite. L'ambito criminale che a livello internazionale continua ad offrire una maggiore redditività è quello del narcotraffico, ove la mafia italiana risulta essere l'interlocutore per eccellenza delle organizzazioni sudamericane che si occupano della produzione dello stupefacente, grazie ad una forte presenza nei paesi produttori e di transito. Negli ultimi anni l'Africa occidentale è diventata una tappa sempre più importante per i traffici della droga, in particolare Costa d'Avorio, Guinea-Bissau e Ghana sono stati i primi paesi a finire del mirino delle mafie, diventando cruciali basi logistiche per i narcotrafficanti. Inoltre, sodalizi mafiosi, ampliando l'utilizzo della tecnologia, si stanno orientando verso i settori del gioco d'azzardo, il gaming e delle scommesse, il betting, dove imprenditori riconducibili alla criminalità organizzata, grazie alla costituzione di società sedenti nei paradisi fiscali, creano un circuito parallelo a quello legale, che consente di ottenere notevoli guadagni ed in particolare di riciclare in maniera anonima cospicue quantità di denaro. Analoghe infiltrazioni da parte della criminalità organizzata, prevalentemente della camorra e della 'ndrangheta, si stanno registrando nel settore del contrabbando di prodotti energetici, oli lubrificanti ed oli base, a causa dei notevoli vantaggi economici derivanti dalla possibilità di immettere sul mercato prodotti a prezzi sensibilmente più bassi di quelli praticati dalle compagnie petrolifere. Ne deriva che tale ambito criminale, fino a qualche anno addietro riservato a specialisti delle società cartiere e delle frodi carosengo ai fini IVA, ha fatto registrare l'interesse della criminalità organizzata attraverso una sinergia tra mafia e colletti bianchi, incaricati di curare le importazioni di carbo lubrificanti dai paesi dell'Est Europa, gestire la distribuzione dei prodotti sull'intero territorio nazionale attraverso società filtro create ad hoc per attestare attraverso falsa documentazione il fittizio assolvimento degli adempimenti tributari e così riciclare i capitali di provenienza illecita messi a disposizione dei sodalizi mafiosi. In entrambi i citati settori criminali, a testimonianza che la mafia è in grado di cogliere le varie opportunità offerte dalla globalizzazione, si è evidenziato il ricorso a pagamenti con criptovalute, quali Bitcoin e più recentemente il Monero, che non consentono tracciamento e sfuggono al monitoraggio bancario. In relazione alla segnalazione di operazioni sospette, nell'ambito dell'attività di prevenzione antimafia, la DIA svolge una fondamentale funzione di analisi e monitoraggio del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. In tale ambito ha effettuato mirati approfondimenti sulle segnalazioni di operazioni sospette provenienti dalla UIF della Banca d'Italia, individuando quelle potenzialmente attinenti alla criminalità organizzata grazie a modelli di analisi sempre più performanti. Dal 1 luglio 2020 al 30 aprile 2021 sono pervenute 106.000 segnalazioni a carico di complessivi 974.000 soggetti, sia persone fisiche che giuridiche. Di queste sono state evidenziate 17.400 segnalazioni di interesse per possibili connessioni con la criminalità organizzata, che sono state trasmesse alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. Un'analisi specifica è stata effettuata per le SOS collegate a transazioni finanziarie correlate con emergenza sanitaria da Covid-19 e inserite nel sistema dai soggetti obbligati secondo le indicazioni emanate da UIF con il documento di prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi all'emergenza Covid-19. Dall'inizio del 2020 ad oggi sono pervenute alla DIA 3.516 segnalazioni di operazioni sospette correlate al Covid. Attualmente 260 SOS connesse a Covid sono oggetto di mirati approfondimenti da parte delle dipendenti articolazioni periferiche. Nell'ambito della collaborazione internazionale per la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, la DIA ha continuato a curare la trattazione delle segnalazioni che provengono dalle Financial Intelligence Unit estere, le FIU estere, per il tramite delle unità UIF della Banca d'Italia. L'analisi delle informazioni finanziarie provenienti dall'estero ha anche consentito in alcuni casi di individuare fondi di provenienza illecita convocati in altri paesi da soggetti indagati in Italia, di riconoscere ipotesi di intestazione fittizia a prestanome o di interposizione di società di comodo, di individuare la titolarità effettiva dei patrimoni da parte dei soggetti coinvolti. Dal 1 luglio 2020 al 30 aprile 2021 la DIA ha esaminato 1.738 note provenienti da FIU estere, di cui 600 richieste di scambi informativi e 1.138 trasmissioni di informazione. Tra queste ultime si annoverano anche 24 note informative riferite alla suddetta emergenza sanitaria. Per l'analisi e l'approfondimento infooperativo relativo si è provveduto a un monitoraggio di oltre 9.000 persone fisiche e più di 5.500 persone giuridiche. Il raffronto con analogo periodo precedente fa risaltare un aumento delle segnalazioni pari al 14%.
Nell'ambito dell'attività dell'OCAP, nell'ambito della prevenzione e repressione delle infiltrazioni criminali nel settore dei lavori pubblici e degli appalti, la DIA, attraverso il proprio osservatorio centrale sugli appalti pubblici e che ha lo specifico compito di mantenere un costante collegamento con i gruppi interforze insediati presso le prefetture e mediante il SIRAC, il Sistema Informativo Regolamento Accesso ai Cantieri, ha registrato una flessione di poco meno del 20% dei monitoraggi delle imprese rispetto al secondo semestre del 2019, diminuzione evidentemente legata al blocco delle attività imprenditoriali a causa dei lockdown. Il medesimo trend negativo è stato riscontrato per gli accessi ai cantieri e relativi controlli a persone fisiche e mezzi, che per le sue indicate regioni ha visto un calo di quasi il 50%. In seno alla prevenzione antimafia, la DIA ha continuato a effettuare il monitoraggio delle commesse degli appalti pubblici attraverso rapide istruttorie delle richieste di verifiche antimafia inoltrate dalle prefetture, volte a vagliare tempestivamente l'assetto delle imprese coinvolte nell'esecuzione delle opere. Viceversa, il numero delle interdittive antimafia emesse dai prefetti ha visto un incremento rispetto al passato di oltre il 14%. In particolare, da una più dettagliata analisi, risulta che nei primi mesi dell'emergenza sanitaria si è registrato un dato costante del numero dei provvedimenti emessi rispetto al medesimo arco temporale dell'anno precedente. Diversamente, nel successivo periodo, i provvedimenti interdittivi sono aumentati rispetto al 2019. Nell'ambito dei poteri di accesso e di accertamento del direttore della DIA, diretta alla verifica di pericoli di infiltrazione mafiosa presso banche, istituti di credito pubblici e privati, società fiduciarie e ogni altro istituto o società che esercita la raccolta del risparmio o l'intermediazione finanziaria, nel periodo tra il 1 luglio 2019 e il 30 aprile 2021, e nonostante la stata operativa intervenuta nel 2020 legata all'emergenza sanitaria, la DIA ha eseguito 32 decreti di accesso e accertamenti in diverse regioni del territorio nazionale. Il 63% degli accessi ha riguardato intermediari bancari o finanziari, mentre il restante 37% ha avuto l'oggetto professionisti, principalmente i notai. La DIA, in qualità di componente del Comitato di Sicurezza Finanziaria istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha contribuito al riscontro delle istanze formulate relative a richieste di autorizzazione all'effettuazione del trasferimento di fondi, al rilascio di garanzie, all'esenzione del congelamento di fondi e risorse economiche, svolgendo accertamenti nei confronti di oltre 250 persone fisiche o giuridiche. Ha inoltre assicurato il proprio contributo alla delegazione italiana presieduta dal Dipartimento del Tesoro del MEF in relazione agli impegni legati all'appartenenza dell'Italia al Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale, il GAFI, o Financial Action Task Force, partecipando sia ai lavori svolti in ambito nazionale che nell'ambito del GATI-GAFT, Plenary and Working Group Meeting, tenutosi a Parigi nel mese di ottobre 2019 e febbraio 2020. Relativamente ai sequestri preventivi, per quanto concerne l'individuazione e l'aggressione dei patrimoni accumulati dalle organizzazioni mafiose, la DIA nel periodo 1 luglio 2019 30 aprile 2021 ha proposto 131 misure di prevenzione patrimoniali, 78 delle quali a firma del direttore. Tali attività, che riguardano tutte le matrici mafiose, hanno portato al sequestro di beni per un valore complessivo di oltre 700 milioni di euro e alla confisca di beni per 418 milioni di euro. Per le attività investigative, il secondo reparto della DIA dirige e coordina le investigazioni di polizia giudiziaria relative ai delitti di associazione di tipo mafioso o comunque ricollegabili all'associazione medesima. Particolare attenzione viene posta ai tentativi delle cosche di infiltrare le pubbliche amministrazioni, soprattutto nei settori della gestione dei rifiuti e degli appalti pubblici, anche con il condizionamento delle consultazioni elettorali mediante ricorso al cosiddetto voto di scambio. Pari impegno è profuso anche nel contrasto al riciclaggio dei proventi delle attività delittuose, così come al contrasto del traffico di stupefacenti sulle rotte internazionali del Sud America e dell'Est Europa. Contro quest'ultimo fenomeno si è fatto frequentemente ricorso ad istituti previsti da accordi internazionali, come le squadre investigativi comuni tra l'Italia e i paesi interessati. Le articolazioni della DIA, inoltre, hanno posto particolare attenzione anche al settore della distribuzione dei carburanti, che costituisce una delle maggiori fonti per le entrate finanziarie dello Stato, e vede una convergenza di interessi della criminalità organizzata, in particolare di quella pugliese e siciliana. Un importante ambito di indagine è quello riconducibile alle cosiddette stragi siciliane del 92 e quelle continentali del 93-94, verso il quale ben 5 centri operativi DIA sono impegnati da anni con mirate e complesse attività delegate da ben 7 autorità, tesa alla ricostruzione delle vicende che hanno preceduto e seguito il periodo stragista, sia di Cosa Nostra siciliana che dell'Andrangheta Regina.
Oltre a quanto sopra rappresentato, si evidenzia l'attività svolta in materia di antiriciclaggio, con il conseguente sviluppo della sospensione delle operazioni finanziarie sospette. In tale ambito si rileva un forte incremento del numero di proposte di sospensione di operazioni finanziarie sospette che pervengono dagli intermediari finanziari tramite un'unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia, la quale nei casi positivi procede ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 231/2007. Le dirette interlocuzioni con UIF, anche per comunicazioni provenienti dalle FIU estere, richiedono approfondimenti puntuali ed estremamente rapidi, che vanno necessariamente coordinati con le DDA competenti per consentire il tempestivo blocco dei capitali segnalati. Recentemente, infine, alla luce della crisi innescata dal Covid-19 che ha investito l'intero comparto economico del Paese e che rischia di rappresentare un'ulteriore occasione di illecito arricchimento per le mafie, sono state individuate precise aree di intervento su contesti economici ritenuti maggiormente interessanti per la criminalità organizzata. Infatti, giunge dai vari settori della società civile un forte allarme su interessi di clan verso quelle aziende che sono in forte crisi di liquidità a causa della sospensione delle attività produttive a seguito dei vari lockdown. Queste aziende di piccola o media dimensione potrebbero consentire un accesso alla propria compagine societaria in maniera palese o occulta alle organizzazioni criminali disposte ad investire le ingenti liquidità provento dai traffici di stupefacenti. Parimenti, da non trascurare il fenomeno delle frodi comunitarie in vista degli ingenti finanziamenti che l'Unione Europea inietterà nel sistema economico nazionale. Le dipendenti articolazioni nel solo 2020 hanno concluso positivamente 34 attività investigative, 7 su Cosa Nostra, 9 sulla Camorra, 3 su 'Ndrangheta, 10 sulla criminalità organizzata pugliese e 5 sulle altre mafie, nel cui ambito sono stati eseguiti 153 provvedimenti restrittivi della libertà personale. Inoltre sono stati arrestati 3 latitanti, uno di Cosa Nostra e 2 di altre mafie. Sono state complessivamente depositate 23 informative di reato, con le quali in diverse attività investigative sono stati segnalati per l'evacuazione dell'AG per emissione di misure cautelari 456 soggetti. Nell'ambito delle attività di aggressione giudiziaria ai patrimoni illeciti, nel 2020 sono stati effettuati sequestri di beni stimati in 1.358 milioni di euro. Nei vari ambiti criminali sono in corso 62 operazioni di polizia giudiziaria che sono state avviate su una base di segnalazioni di operazioni sospette. Sono state istruite 117 proposte di sospensione di operazioni finanziarie sospette e 11 comunicazioni per l'eventuale blocco di fondi esteri. A testimonianza della grande vitalità dell'attività investigativa della DIA e della fiducia che le autorità giudiziarie hanno in questa struttura investigativa, sono in corso ben 250 attività di polizia giudiziaria, nonostante si disponga di soli 450 investigatori addetti a tale settore. Sulle relazioni internazionali, la cooperazione internazionale di polizia che compete alla DIA, sempre svolta in perfetta e concordata sinergia con il Servizio per la cooperazione internazionale della Direzione Centrale della Polizia Criminale, può essere definita come l'insieme delle attività e delle relazioni con uffici di polizia stranieri finalizzata allo svolgimento di attività operative per il contrasto dei reati commessi dalle organizzazioni criminali di tipo mafioso in ambito transnazionale. Il terzo reparto della DIA è deputato alla promozione delle relazioni con organismi esteri e internazionali interessati al contrasto alla criminalità organizzata e coordina le attività investigative con proiezione estera. La rete delle relazioni internazionali della DIA a livello bilaterale si articola attraverso rapporti con gli ufficiali di collegamento esteri presenti in Italia o tramite il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia, con gli esperti per la sicurezza italiani dislocati presso le varie ambasciate. La direzione partecipa altresì anche a riunioni con organismi collaterali esteri organizzate da articolazioni dipartimentali deputate alla cooperazione internazionale. In tale ambito la DIA partecipa a gruppi di lavoro bilaterali, cosiddetti task force, attualmente in corso con Germania, Austria, Paesi Bassi e Francia, che attraverso un reciproco scambio informativo sono finalizzati ad agevolare e rafforzare le modalità di cooperazione nella lotta al crimine organizzato tra i citati Paesi, nonché a rendere più efficace la comune lotta al crimine organizzato in ambito internazionale. A livello multilaterale, attraverso la Direzione Centrale della Polizia Criminale, la DIA accede alle piattaforme di cooperazione internazionale Interpol, Europol, Sirene, alla sala operativa internazionale e gli altri strumenti di cooperazione internazionale previsti per specifici settori. Grazie a questa capacità di operare con alto livello sinergico, le forze di polizia, soprattutto in ambito europeo, sono state in grado di comprovare quanto le organizzazioni criminali italiane e straniere siano ormai in grado di collaborare in maniera assidua ed efficiente.
Una volta evidenziate le interconnessioni transnazionali, risulta evidente come l'approccio multilaterale sia imprescindibile al fine di ottenere efficaci risultati operativi. In sintesi, ad un modo globale di operare da parte della criminalità organizzata deve necessariamente corrispondere un approccio globale da parte degli investigatori, cosa che non può essere portata avanti senza la collaborazione con l'ISON, Pfizer e dell'Unione Europea, di tutte le nazioni interessate alla prevenzione della criminalità mafiosa. Al riguardo, va evidenziato il progetto ICAN, avviato nel settembre 2019 dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale ed operante attraverso il canale Interpol, quale innovativo strumento di cooperazione internazionale di polizia, finalizzato ad incrementare la conoscenza del contrasto dell'andrangheta ormai assurda fenomeno globale. Nell'ambito di tale iniziativa, attraverso un efficace e rapido scambio informativo e di competenze, la DIA collabora sia in termini analitici che operativi, sostenendo tutte le attività volte alla localizzazione dei latitanti e all'aggressione di patrimoni illecitamente acquisiti all'estero. A livello continentale, la collaborazione multilaterale tra i vari Stati membri nella lotta alla criminalità organizzata transnazionale vede nell'agenzia Europol uno dei maggiori riferimenti, una camera di regia che permette di implementare e coordinare gli sforzi delle polizie dei vari Stati membri, sia dal punto di vista del flusso delle informazioni scambiate, sia da quello del supporto tecnologico di ultima generazione. Europol, inoltre, ha esteso lo scambio informativo anche ad alcune nazioni, le cosiddette terze parti, che pur non facendo parte dell'Unione Europea, sono state ugualmente accreditate presso l'agenzia mediante accordi operativi. Sin dal 2013 la DIA, avvalendosi della risoluzione del Parlamento europeo che richiedeva agli Stati membri la creazione di una rete operativa antimafia dedicata all'attività investigativa e di contrasto delle organizzazioni criminali e mafia stalling, ha dato vita alla rete ETON, che favorisce lo scambio operativo delle informazioni sulle organizzazioni criminali presenti negli Stati membri dell'Unione Europea e consente di sostenere le indagini a livello transnazionale mediante il rapido invio sul posto di investigatori specializzati sul particolare fenomeno criminale indagato a supporto dei paesi richiedenti. Per sostenere le attività della rete TON, la DIA nel 2018 ha sottoscritto con la Commissione EU il Grand Agreement di finanziamento diretto per un importo di 600.000 euro in favore delle forze di polizia dei paesi aderenti per la durata di 24 mesi, esteso a tutto il 2021 in ragione dell'emergenza sanitaria da Covid. Attesi gli importanti risultati raggiunti, la Commissione europea, ritenendo pienamente raggiunto l'obiettivo a suo tempo indicato, ha anticipato la previsione di un ulteriore finanziamento diretto della rete per 24 mesi con un budget orientativo di 2 milioni di euro, quindi tre volte quello originario. La rete TON opera attraverso un network di paesi aderenti al Core Group, Italia, Francia, Germania, Spagna, Belgio e Paesi Bassi, quale cabina di regia per la selezione delle investigazioni da supportare. Inoltre si avvale e qualificato sostegno di analisi dell'agenzia Europol, che fornisce, sia dal punto di vista analitico che operativo, uno specifico supporto alle indagini, anche al fine di individuare i cosiddetti high value targets, obiettivi di alto valore strategico. L'obiettivo dei HVT è quello di identificare le persone e i gruppi criminali che rappresentano un rischio elevato sotto il profilo della criminalità grave e organizzata per due o più Stati membri, al fine di avviare attività investigative congiunte e coordinate. La rete TON inoltre favorisce la costituzione delle squadre investigative comuni, strumento istituito con decisione quadro del GAI del 13 giugno 2002 del Consiglio europeo e reso esecutivo in Italia nel 2016, nell'ambito della cooperazione giudiziaria europea che già sta fornendo incoraggianti risultati. Attualmente hanno aderito alla rete 27 forze di polizia e rappresentanze di 22 paesi. L'Italia è rappresentata dalla DIA come project leader del network e in qualità di partner dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei Carabinieri e dal Corpo della Guardia di Finanza. In tale quadro, il network sta supportando le unità investigative degli Stati membri della rete in 50 investigazioni, ha finanziato 160 missioni operative a favore di 645 investigatori, che hanno consentito l'arresto di 274 appartenenti ad organizzazioni criminali, inclusi 4 latitanti, il sequestro di oltre 10 milioni di euro di beni, droga, tra cui 21 piantagioni di canapa ed armi.
comune. A ultimo, la Commissione europea, nella comunicazione alle varie istituzioni UE e nel ribadire l'importanza di intensificare lo smantellamento delle strutture della criminalità organizzata, ha esortato gli Stati membri ad unirsi alla rete TON e rafforzarla, nonché a considerare la possibilità di integrare in modo più strutturato un approccio mirato contro le reti criminali nell'ambito di EMPACT. Un ulteriore segno tangibile della positiva direzione che l'EU sta avendo in tema di contrasto alla criminalità organizzata va individuato nell'entrata in vigore 19 dicembre 2020 del regolamento 1805 del Parlamento europeo del 14 novembre 2018 del Consiglio, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca. Questa nuova e necessaria strategia deve avere il suo punto di partenza in quegli elementi già presenti nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia, strumenti che hanno mostrato la loro efficacia e che hanno consentito ottimi risultati sia nella fase preventiva che repressiva del fenomeno mafioso. Ringrazio ancora una volta il Presidente e i membri della Commissione e sono a disposizione per qualsiasi domanda. Ringrazio Dottor Vallone. Do subito la parola ai senatori Pellegrini, Grasso ed Endrizzi, quindi v'anticipo, dopodiché le darò la parola nuovamente per rispondere. Allora do l'avvio a questa tornata di domande concedendo la parola al senatore Pellegrini. Grazie Presidente, farò una domanda brevissima. Innanzitutto la ringrazio Direttore per la relazione esaustiva e molto chiara. Le volevo chiedere una cosa ben specifica che è questa. Circa un anno fa, se non ricordo male la data, il 15 febbraio del 2020 è stata aperta una sezione operativa a Foggia della DIA, peraltro per la sua apertura mi sono poi speso io e il mio gruppo, il Movimento 5 Stelle, per lunghi anni. Volevo sapere se i risultati che sono già sotto i suoi occhi sono dei risultati soddisfacenti, quindi se è migliorata l'analisi del fenomeno, anche il livello di indagine e quindi di contrasto. La ringrazio. Grazie Senatore Pellegrini. Prego Senatore Grasso. Allora, collegandomi alla precedente domanda, mi ricollego alla recente audizione del procuratore distrettuale Curcio di Potenza, che anche lui richiede la istituzione di un centro operativo a Potenza proprio perché tutta la regione della Basilicata, dipendendo da Bari, ha poche possibilità di collaborazione con appunto l'attività della direzione distrettuale antimafia di Potenza, che racchiude poi altre realtà dove ci sono infiltrazioni sia da parte dell'Andrangheta, sia da parte della Camorra, sia da parte della Sacra Corona Unita. Quindi la Basilicata è diventata un territorio di conquista senza nessun controllo sotto questo profilo. Le risposte che sono state date è che c'è un basso indice di criminalità, però se non si fanno le indagini questo indice di criminalità non ci sarà mai. Quindi noi auspichiamo e abbiamo anche promesso al procuratore Curcio una sensibilizzazione di tutti coloro che possono fornire finalmente una localizzazione di un centro operativo anche a Potenza per tutta quanta la Basilicata. So già che il suo predecessore, il generale Governale, era d'accordo su questa proposta, però naturalmente non avendo trovato nessun accoglimento da parte del Ministero, noi chiediamo che lei si possa fare portavoce di questa esigenza e continuare quindi, in continuità con le precedenti richieste, sollecitare questo centro operativo a Potenza. Ripeto, è un punto del nostro Paese che era stato ritenuto felice, ma che felice non è, almeno da un punto di vista criminale. Seconda cosa, volevo sapere visto che il direttore della DIA ha un potere autonomo di sequestro, provvedimenti di sequestro, di confisca, eccetera, eccetera, e poiché in passato ci sono stati dei problemi di coordinamento con le procure che hanno identico potere, se ci sono protocolli operativi che riescono a coordinare al meglio le misure che possono essere di iniziativa e in maniera da non ostacolare o non intralciare le indagini che le procure hanno in corso anche sotto il profilo patrimoniale. Terzo punto, un nuovo spazio
spaccato della criminalità, secondo me, che si apre è il cybercrime. Perché? Perché finora noi abbiamo saputo dalla cronaca che ci sono stati attacchi degli hacker per scopi di visibilità, politici, obiettivi sociali, obiettivi anche di phishing, cioè di prelevo di dati sensibili, però oggi pare che ci sia una nuova frontiera della criminalità organizzata che utilizzando gli hacker, soprattutto nei confronti di aziende piccole o grosse, riesce a inserire dei sistemi criptati che bloccano l'attività ormai tutta digitale di tante aziende e richiedono un riscatto e richiedono un'estorsione per poter rimuovere questi dispositivi. Adesso mi pare che sotto questo profilo non ci sia molta attenzione in Italia su questo fenomeno, che è la nuova frontiera dell'estorsione, del pizzo. Noi eravamo abituati alla bomba davanti il negozio, eravamo abituati anche all'attack nelle serrature per non far aprire il negozio del commerciante. Adesso con le nuove tecnologie il panorama si è ampliato fino agli hacker che bloccano l'attività delle aziende e richiedono un riscatto. Quindi io sensibilizzerei anche per cercare di mettere a fuoco le indagini su questo fenomeno che a me pare assolutamente nuovo e diciamo da tenere sotto controllo. Grazie senator Grasso, penso che non sia l'unico il senator Grasso a ricordare la richiesta che è stata poi di fatto sposata da tantissimi membri della commissione in occasione dell'audizione del dottor Curcio relativamente appunto al centro operativo della DIA Potenza. Do ora la parola al senatore Endrizzi. Grazie Presidente e grazie Dottor Vallone. Una precisazione le chiederei e poi vorrei fare una domanda. In più passaggi della sua relazione, chiedo scusa se non ho compreso bene, ma qui ci sono i condizionatori e l'audio dal mio punto non è proprio migliore. Lei ha parlato più volte degli interessi della criminalità organizzata e non ho capito se intendesse sul gaming, cioè sulla contraffazione dei videogiochi e la vendita insomma di prodotti artefatti o contraffatti, o del gambling, cioè gioco d'azzardo. Su questo specifico settore, come coordinatore del quarto comitato che ha il focus specifico in merito, sarei a chiederle. Innanzitutto condivido la preoccupazione che durante il lockdown anche le imprese che forniscono servizi di gioco d'azzardo leciti, autorizzati, secondo concessioni, possano rientrare nel perimetro delle aziende, delle imprese sotto mira da parte delle mafie in quanto in difficoltà a causa delle chiusure. E se su questa cosa, ma le chiederei eventualmente di secretare la risposta, siamo alla fase di legittimo dubbio sulla base di un ragionamento, di un'aspettativa, diciamo così, deduttiva, o se vi siano già risultanze investigative, sempre se lei ritenga di volercene dare cenno, visto la delicatezza, insomma, del rispetto insomma dell'attività in atto, facendo riferimento che anche le più recenti indagini coordinate dalla DIA, mi riferisco per esempio a quella di Catania, proprio di pochissimi giorni fa, risalgono a un periodo pre-pandemia, perché sono indagini difficoltose che richiedono anni, quindi verosimilmente potremmo aspettarci che nei prossimi mesi comincerà a comparire l'effetto delle chiusure. Ancora oggi non lo possiamo stimare, a meno che lei non ci possa dare qualche delucidazione in merito, valutando insomma eventualmente di secretare la risposta. Grazie senatore Endrizzi. In ultimo al deputato Paolini, prego. Grazie Presidente. Direttore, lei ci ha parlato di 700 milioni di beni sequestrati e 418 confiscati. Uno dei problemi che affronta questa commissione, anche in altra sede, in sede di comitato appunto di analisi e revisione eventualmente della legislazione sulle sequestri e confische,
riguarda proprio quello che succede dopo, cioè la DIA e le procure e le varie autorità sequestrano. Poi però voi, la DIA, la prima domanda, voi, e la vuole il segretario la risposta se vuole naturalmente, voi esercitate un controllo anche quello che succede dopo. Seconda domanda, come quantificate questi beni? Perché noi abbiamo rilevato che molto spesso questi beni vengono sequestrati sulla base di stime abbastanza pressapochistiche, poi ci dovrebbe essere l'amministratore giudiziario che dà un valore ponderato, fa una perizia di valutazione, ma anche qui siamo sempre su valori tutto sommato incerti. Cioè lei quando ci dice che abbiamo sequestrato 700 milioni, su cosa si basa? Sui provvedimenti teorici? E quando dice 418 confiscati, parli di quelli che sono arrivati a confisca definitiva con attribuzioni, eccetera. E l'altra domanda appunto era completo, era la DIA esercita un controllo, perché casi clamorosi come quello del Saguto, piuttosto che quell'altro consulente, quell'altro amministratore giudiziario che ha chiesto una parcella di 240 milioni di euro di parcella, che è una cosa che poi non gliel'hanno dati per fortuna, ma mi pare francamente inversione. Cioè avete una parte della vostra struttura che verifica anche chi amministra che cosa, oppure una volta che avete scaricato il peso, il gravame, lo lasciate alla... Ultima domanda, il funzionamento della gestione dell'Agenzia Nazionale Beni Confiscati e Sequestrati, a suo avviso è efficiente e a suo avviso va bene così, oppure andrebbe o notevolmente potenziata anche in termini di supporto effettivo all'autorità giudiziaria, oppure siamo sostituita con altro perché non mi pare che abbia dato prove di efficientismo, anche perché con 170 persone è evidente che non si può fare quello che... Infine, l'ultima domanda riguarda i soldi che arriveranno. Noi abbiamo riscontrato presso il porto di Genova, ma anche presso il porto di Gioia Tauro, che ci sono fondati sospetti che su quella torta si getterà molta gente. Ecco, avete previsto un piano straordinario anche di rafforzamento delle vostre strutture per prevenire, informare e soprattutto intervenire tempestivamente laddove emergano situazioni di criticità? Grazie. Grazie deputato Paolini, do ora la parola al dottor Vallone. Prego. Grazie Presidente. Tutti temi di grandissimo interesse, quindi sottolineati. Partiamo dai risultati della sezione di Foggia. In un anno abbiamo già dei risultati importanti, abbiamo già alcune operazioni, abbiamo in corso alcune operazioni con la direzione distrettuale antimafia di Bari estremamente importanti, alcune sono ancora coperte perché stiamo procedendo con situazioni. No, parliamo in teorico e generale. Stiamo svolgendo importanti attività. La sezione di Genova e di Foggia sta dimostrando una grande vitalità. Abbiamo indirizzato verso Foggia importanti risorse. Faccio una premessa di carattere generale, l'ho detto nel corso della relazione. L'organico della DIA è stato fissato nel 1991 e quello è rimasto. Sono quel numero di persone, non diamo il numero totale perché è coperto da riservatezza, ma sono quel numero, erano così nel 1991, sono attualmente. In questo ambito dobbiamo considerare che quel numero non è interamente coperto, in quanto ci sono le scoperture che sono quelle ordinarie per tutte quante le forze di polizia. Quindi se la Polizia di Stato sta al 20% sotto organico previsto, il numero di persone che darà la DIA sarà tot meno il 20%. Lo stesso con l'Arma dei Carabinieri, lo stesso la Guardia di Finanza. È una cosa normale e ovvia, non si può privilegiare un settore a discapito degli altri. La DIA nasce fondamentalmente sicilio-centrica. Nasce poco prima delle stragi, poi durante le stragi subisce una fortissima accelerazione e si aprono tutta una serie di centri e sezioni prevalentemente in Sicilia. Considerate che su 22 strutture complessive oggi, ma ne sono state create 3 nel corso del tempo, quindi erano 19 strutture, e ben 6 strutture sono in Sicilia, 3 centri operativi e 3 sezioni sono in Sicilia. Pensate che in tutta la Calabria c'è un solo centro operativo a Reggio Calabria e una sezione, nella DIA, non un centro, una sezione a Catanzaro che
coordina 4 province. E che province? Vibo Valentia, Crotone, Cosenza e Catanzaro. Quindi vedete che sproporzione. In Campania, con una popolazione molto ampia, paragonabile a quella della Sicilia, c'è un solo centro operativo e una sezione. E il nord era quasi completamente scoperto. Molto tempo dopo viene istituita una sezione, ma semplicemente una sezione, non un centro, a Bologna. Tutta l'Emilia Romagna era completamente scoperta. Firenze andava fino ad Ancona. E considerate che la DIA, i compiti della DIA non sono soltanto quelli investigativi, ma come ho illustrato sono anche quelli di prevenzione, sono quelli di supporto alle prefetture per le interdittive antimafia, per cui in ogni volta che si riunisce in comitato in prefettura un funzionario della DIA, pensate alla Sardegna dove non c'è niente. Da Roma ogni volta che in una prefettura c'è un comitato, c'è una riunione del GIA, quindi un ordinario del GIA, c'è un funzionario che da Roma prende l'aereo e va in Sardegna, le facciamo mettere tutte quante nella stessa settimana, così il funzionario va a Cagliari e poi si fa il giro di tutta quanta la Sardegna per fare questa, per seguire tutte quante le sezioni, le prefetture. In tutta l'Emilia Romagna, fino a che un problema non è esploso con indagine Emilia, non c'era la DIA. Adesso c'è una sezione dipendente da Firenze, cosa chiaramente un po' strana, insomma, che una parte principale che in Emilia Romagna, molto più grande peraltro, con competenza anche sulle Marche, peraltro oggi alle Marche ci va a Roma addirittura, quindi pensate cosa vuol dire da Roma arrivare fino ad Ancona quando c'è una riunione. Quindi nasce molto siciliocentrica come struttura. Nel tempo si creano delle strutture per comprovate esigenze e per importanza territoriale a Bologna, a Brescia e da ultimo l'anno scorso anche a Foggia. Ora sto portando avanti un progetto che è già all'attenzione dei comandi generali e del Dipartimento per una definitiva approvazione di far diventare 3 sezioni centri operativi. Catanzaro, per l'importanza che ha appunto la Calabria e la lotta alla 'Ndrangheta, Bologna, per farla diventare autonoma e avere competenza nelle Marche, e Brescia. Ricordiamo che Brescia è in primo distretto industriale italiano, quindi con una competenza estremamente importante, con una importanza dal punto di vista imprenditoriale, finanziario, un numero elevato di province da servire, oltre poi una competenza che si estenderebbe anche nella parte più nord dell'Italia. E tutto questo con risorse interne. Sto sopprimendo posti di funzione in direzione per favorire l'elevazione di questi centri, perché creare una sezione, creare un centro non è una cosa così automatica, prendo 10 uomini e li metto lì, no. Ogni centro è diretto da un funzionario, un dirigente del grado o di primo dirigente di polizia o di colonnello dei carabinieri della Guardia di Finanza, i posti sono quelli, io devo sottrarre 3 posti alla direzione e per riuscire ad elevare questi centri. Dopodiché dimagriamo la direzione di quasi 100 unità, con i pensionamenti, in età media è molto alta, quindi ogni anno vanno in pensione un certo numero di persone, invece di ripianarli in direzione aumentiamo il territorio e stiamo già, da quando sono arrivato ad oggi, abbiamo già restituito al territorio quasi 40-50 persone. Dobbiamo raddoppiare questo numero per rinforzare ulteriormente il territorio, perché anche nelle mie precedenti esperienze professionali ritengo che un centro snello, veloce, fatto di persone particolarmente motivate e competenti, possa supplire a carenze di persone a favore invece di chi deve mettere braccia, gambe e testa sul territorio per svolgere l'attività direttamente operativa. Tutto questo è fatto ad invarianza chiaramente di organico. Né si può pensare che Polizia di Stato, Carabinieri e Finanza ci diano più uomini, perché vorrebbe dire sottrarli al territorio, vorrebbe dire togliere 10 uomini dalla sezione criminalità organizzata di Catanzaro per darli alla DIA di Catanzaro. E bisogna ragionare in termini sistemici.
Noi in questo momento ragioniamo con quello che abbiamo, le mie competenze sono amministrare nel miglior modo possibile le intelligenze e le risorse economiche e di uomini e di donne che abbiamo e di distribuirle nella maniera più funzionale possibile. Sono ben 7 le procure distrettuali che non hanno una sezione o centro operativo DIA. Io non voglio fare categorie, non voglio fare chi è più bravo, chi è meno bravo, chi ha più mafia, chi ha meno mafia, perché il fenomeno ormai è un fenomeno non soltanto italiano, globale, su tutto il territorio dello Stato, ma addirittura internazionale. Quindi dire che a Potenza c'è più criminalità organizzata di Trento, e non dico a caso Trento, ma perché Trento è una realtà estremamente complessa, estremamente importante, dire che c'è meno criminalità organizzata che in Sardegna, che storicamente, dai tempi delle indagini, il Presidente Grasso lo ricorderà benissimo, degli investimenti in Costa Smeralda da parte di Pippo Calò e degli altri mafiosi. Dire, ultimamente abbiamo svolto un'operazione in Sardegna, abbiamo arrestato numerose persone collegate all'andrangheta piemontese e calabrese, dire che c'è più mafia a Potenza piuttosto che in Sardegna, piuttosto che a Campobasso, piuttosto che all'Aquila, piuttosto che a Ancona, piuttosto che a Trento, sono ben 7 le distrettuali che non hanno un centro a propria disposizione nel proprio territorio. E sarebbe dire qualcosa probabilmente insomma di non di sbagliato ma di non corretto nei confronti degli altri. Tutti i procuratori distrettuali chiedono di avere più forze, chiedono di avere più uomini, non soltanto per la DIA ma in tutte quante le forze dell'ordine. Io sono particolarmente orgoglioso che sia i membri di questa commissione ma anche i procuratori e le autorità locali, sia politiche che amministrative, vedono nella DIA un punto di riferimento nella lotta alla mafia. È una cosa che riempie d'orgoglio il direttore della DIA e tutto il personale della DIA. Ma dobbiamo andare con quello che abbiamo, dobbiamo utilizzare al meglio le nostre risorse secondo in questo momento delle priorità. Io ritengo che le priorità in questo momento sia elevare a centri Catanzaro, Bologna e Brescia. Se riusciremo a trovare ulteriori risorse ne invieremo sicuramente sul territorio, come è mia intenzione fare. Il procuratore di Potenza, con cui mi lega un'antica amicizia perché abbiamo lavorato insieme a Napoli quando io al centro operativo di Napoli, in cui era sostituto procuratore, abbiamo lavorato sui casanesi, abbiamo distrutto quell'organizzazione criminale, per cui nutro una profonda amicizia e stima nei confronti del procuratore. Sta perfettamente, e ce l'ha testimoniato proprio il generale Mulinese che qui con me pochi giorni fa era a Potenza, che noi siamo a sua disposizione, lo supportiamo in tutto, sia nelle attività di prevenzione, sulle misure di prevenzione patrimoniale, sia sulle attività investigative. Ogni volta che ci ha fatto una richiesta o abbiamo creato gruppi ad hoc anche con personale della direzione che è andato a lavorare su quel territorio, o dal centro operativo di Bari che è andato a lavorare su quel territorio. Peraltro una conformazione geografica della Basilicata è un po' complicata, nel senso che Potenza guarda molto più verso Napoli e Matera guarda molto di più verso Bari. Matera è con la nuova autostrada che hanno fatto in occasione della capitale mondiale della cultura, e ormai si 40 minuti, insomma, 30 minuti si è da Bari a Matera, dove peraltro è concentrata la maggiore quantità di organizzazioni di criminalità organizzate, proprio nel Materano, a Menfi e nelle zone limitrofe, per cui meno Potenza e più Matera probabilmente le problematiche della Basilicata. Noi siamo a disposizione non soltanto del procuratore Curcio ma di tutti quanti i procuratori anche nelle altre zone dove non c'è presente una sede DIA, dove Trento è un esempio, il procuratore di Trento, stiamo lavorando molto col procuratore di Trento, abbiamo avviato un'importante indagine con lui, siamo a disposizione di tutti quanti i procuratori, sia che c'è una sezione DIA o un centro addirittura, sia che non c'è. Qualsiasi procuratore sa di potersi rivolgere a noi e troverà sempre risposta per specifiche attività investigative, al di là della presenza della bandierina su un immobile all'interno di quel territorio. Venendo alle altre
Venendo anche altre domande, il Presidente Grasso ci chiedeva sulle misure di prevenzione. Un concetto di autorità proponente è un concetto molto importante, è stato esteso dal codice antimafia in poi, è stato esteso anche al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. I problemi che c'erano prima di chi metteva prima una bandierina sul soggetto sono problemi ormai superati dal codice antimafia che quest'anno fa il suo decennale. Ormai noi proponiamo al procuratore distrettuale dei nominativi sui quali vogliamo lavorare, ma è in mia convinzione, sto portando avanti fortemente questa mia linea di condotta, a me non interessa essere quello che mette la bandierina sul nominativo. Tutte quante le nostre proposte di misure di prevenzione patrimoniale e personale oggi partono a firma congiunta, direttore della DIA e procuratore distrettuale. E la mia intenzione, e ne sto facendo una vera e propria battaglia, è di arrivare a fare proposte a firma congiunta con tutte quante le autorità proponenti, anche con il questore, lì dove i questori sono d'accordo a firmare anche loro. Mettere insieme questa sinergia operativa, questa sinergia investigativa, è secondo me un'arma vincente, perché il procuratore ci può mettere a disposizione le informazioni contenute nelle banche dati della Procura e della DNA, il questore gli importantissimi archivi della divisione anticrimine, le capacità professionali del personale della divisione anticrimine, la DIA mette a disposizione le professionalità del personale della Guardia di Finanza, piuttosto che dei carabinieri, piuttosto che della Polizia di Stato, per ottenere un unico risultato, che è quello di sequestrare i beni ai mafiosi e possibilmente portare poi a confisca definitiva questi beni. Cybercrime. No, un attimo, il problema delle banche dati rimane un problema però. Il problema delle banche dati rimane un problema, io sono un fautore della condivisione delle banche dati. Le nostre banche dati sono a disposizione di tutte le forze dell'ordine, noi non abbiamo accesso alla DNA, chiediamo ogni volta, di volta in volta. Neanche la finanza ha accesso ad altre banche dati a cui non possiamo, quella dell'anagrafe tributaria eccetera, però noi avendo personale della Guardia di Finanza in alcuni casi riusciamo, e poi abbiamo, come ho indicato anche nella relazione, pagando accesso a banche dati internazionali, Bureau van Dijk piuttosto che altri strumenti. E stiamo realizzando, siamo in fase di realizzazione conclusiva di un software estremamente performante, sarà il più performante probabilmente al mondo, probabilmente neanche l'FBI lo ha, di queste dimensioni, che stiamo realizzando con fondi europei. Abbiamo avuto uno stanziamento un anno fa di importante quantità di fondi europei, stiamo lavorando con una primaria azienda per realizzare un sistema informatico in cui basterà mettere un nominativo per avere veramente una esplosione di informazioni in un formato che è già direttamente, immediatamente utilizzabile nell'informativa o nella proposta di misura di prevenzione, senza dover andare a prendere un pezzetto, staccarlo, copiare, incollare e via dicendo. Questo sarà un grande passo tecnologico che ci stiamo approntando a effettuare. Cybercrime. Attualmente non abbiamo evidenze di interesse della criminalità organizzata nel cybercrime, tranne che per il discorso a cui ho accennato nella relazione dell'utilizzo delle criptovalute. Abbiamo ormai diverse attività investigative in cui da intercettazioni emerge che i pagamenti per la droga in Sud America avvengono attraverso criptovalute. Perché non sono tracciabili, perché sono facili, perché sono immediatamente utilizzabili e vengono utilizzati poi per scambi internazionali di vario tipo. Su cybercrime, non criminalità organizzata, ovviamente se ne occupa per specialità la Polizia Postale e sono molto avanti in questo, stanno realizzando peraltro una nuova direzione centrale proprio specializzata nel cybercrime e loro sicuramente sono molto molto avanti in questo tipo di indagini. Proprio l'altro ieri abbiamo tenuto una riunione semestrale di tutti quanti i dirigenti dei centri operativi DIA, ho fatto venire un funzionario esperto della Polizia Postale che ci ha tenuto una lezione proprio sulle criptovalute per spiegare a tutti i capicentro e capisezione DIA in maniera molto più chiara che cosa sono le criptovalute e come possono essere utilizzate. E la Postale è molto brava in questo campo.
per installatori indirizzi, gaming, gioco d'azzardo e via dicendo. E è un settore che da sempre è nelle mani della criminalità organizzata, quando il gioco era illecito, e anche quando il gioco è diventato lecito, chiaramente è diventato campo di interesse quello della criminalità organizzata. I due settori fondamentali sono le macchinette, le famose macchinette videopoker, eccetera, e quindi l'alterazione di queste macchinette, perché alterando il software che hanno interno, invece di restituire il 97% come previsto per chi gioca, abbassano questo limite, lo portano al 70-72%, e quindi tutto il margine di differenza è margine che viene incassato direttamente dalla criminalità organizzata. Un altro settore invece è quello del betting, dove stiamo trovando, e l'ultima operazione, quella di Catania, ci ha dato ulteriori verifiche, e ci si scollega dai canali, quelli previsti per legge, per cui queste macchine devono essere collegate, si creano dei provider all'estero, si duplica di fatto il canale e si viaggia esclusivamente sul canale illegale, che è basato su queste piattaforme che hanno sede nei paradisi fiscali e che quindi, invece di far incassare allo Stato quanto è dovuto, incassano loro tutto ciò che può essere incassato. Sequestri e confische. Allora, noi come DIA abbiamo un must. Non diamo valutazioni così a caso. Le nostre valutazioni sui beni da sequestrare sono esclusivamente quelle che risultano cartolarmente. Se sequestriamo una società è il capitale sociale, se sequestriamo un immobile è il valore dell'immobile, è il valore catastale, qualsiasi cosa sequestriamo, se sequestriamo un'autovettura è il valore risultante da quattro ruote del valore dell'autovettura. Non diamo assolutamente numeri a caso, perché non ne abbiamo bisogno. Nella storia della DIA abbiamo sequestrato quasi 20 miliardi di euro di beni. Se fossimo una società per azioni avremmo una quotazione di borsa che penso uguale a quella delle società di Bill Gates o di Amazon, eccetera. Considerando che siamo costati allo Stato 8 milioni di euro per 30 anni, 3 per 8, 24 su 240 milioni di euro, ne abbiamo fatti recuperare 20 miliardi, quindi immaginate la redditività della nostra società per azioni, insomma, è una redditività assolutamente positiva. Quindi non abbiamo bisogno di ingigantire nessun numero. La differenza fra il sequestrato e il confiscato definitivamente. E da un paio d'anni stiamo avendo un problema molto serio e molto importante. A seguito di una sentenza della Corte Costituzionale di 2 anni fa è mutato la possibilità di sequestrare, di confiscare definitivamente un bene. Mentre prima potevamo confiscare un bene su un presupposto che c'era la sproporzione fra il reddito del soggetto indagato e il valore del bene, e adesso viene chiesta un ulteriore passaggio, oltre chiaramente alla pericolosità sociale del preposto, ed è quello che il bene sia stato acquisito in costanza del periodo di pericolosità sociale. Questo sta portando in appello a fortissime riduzioni del quantum sequestrato, quindi essendo una sentenza che è retroattiva nel tempo, non riguarda soltanto ciò che è stato sequestrato dopo la sentenza, ma riguarda anche tutti i procedimenti che erano già in itinere. Quindi se io avevo sequestrato a Pippo Calò tutto l'intero suo patrimonio, adesso posso portare in confisca, i magistrati che vanno in udienza possono portare in confisca solo ciò che noi abbiamo dimostrato debba essere stato acquisito dal preposto nel periodo in cui abbiamo dimostrato che lui era pericoloso socialmente, è stata accertata la sua pericolosità sociale. Questo è la ragione per cui c'è una forte sproporzione che si andrà ancora più evidenziando man mano che si arriva a sentenza di appello di questi processi di prevenzione, tra ciò che è stato sequestrato qualche anno fa e ciò che viene portato in confisca oggi.
Quindi, se facciamo un'attività post sequestro, no, perché non ci compete, non è possibile da parte nostra e sarebbe anche irriguardoso e irrispettoso nei confronti delle autorità giudiziarie che gestiscono i sequestri. L'unico titolare a svolgere questo tipo di accertamenti è il magistrato preposto all'attività di prevenzione, che è quello che cura i rapporti con i curatori, con gli amministratori giudiziari, e certamente non possiamo effettuare noi attività di questo tipo. Analoga risposta negativa e riguardo all'Agenzia per i beni confiscati, non rientra nella mia facoltà quella né di vigilare né di verificare né di effettuare valutazioni sull'Agenzia dei beni confiscati. E fondi europei. E sui fondi europei abbiamo un focus particolare, l'ho già indicato anche nella relazione, stiamo studiando tutte le forme possibili perché nel momento stesso in cui arrivino i fondi europei e si dia partenza, si dia lo start per i pubblici appalti che seguiranno i fondi europei, dobbiamo essere pronti a poter rispondere con velocità, perché i fondi europei vanno spesi in tempi estremamente veloci e contingentati, e dobbiamo essere pronti, e lo saremo senz'altro, ad effettuare dei focus, esattamente come è stato fatto in periodo passato per l'emergenza terremoto in Emilia-Romagna, come è stato fatto per l'Expo di Milano o per altre situazioni di macro eventi. Noi siamo assolutamente pronti, abbiamo l'expertise, abbiamo le professionalità, tutti vorrebbero avere più uomini e più mezzi, ma questo rientra in qualsiasi consesso della pubblica amministrazione, ma quello che abbiamo è estremamente forte, preparato e ci porterà sicuramente ad ottimi risultati. Grazie direttore. Ha chiesto la parola ora il senatore Mirabelli, cui la do. Grazie onorevole Paolini, grazie direttore. No, due chiarimenti rispetto alle cose che ci ha detto e a un'altra questione che ha, a cui ha risposto ora. No, rispetto al personale della DIA, lei ha dato un dato interessante che però vorrei approfondire nelle ragioni. Ci ha raccontato di un personale, dice, non, anziano, con un'anzianità di servizio molto significativa, e questo apre continuamente problemi appunto di reintegro. A questo che cosa è dovuto? Perché è dovuto al fatto che alla DIA partecipano solo o soprattutto funzionari della Polizia, della Guardia di Finanza, dei Carabinieri, con già uno stato di servizio avanzato, e se sì, perché o a che cosa è dovuto? La seconda questione, lei ha risposto alla domanda di Endrizzi sul gioco d'azzardo riproponendo la questione di cui siamo a conoscenza, del fatto che la criminalità organizzata ha operato molto cercando di avere maggiori guadagni modificando le schede, però questo non dovrebbe essere più, perché adesso volevo capire la ragione, perché noi da, credo Endrizzi lo sa meglio di me, mi pare 5 anni, abbiamo fatto sì che tutte le macchinette abbiano un eccesso da remoto e quindi siano controllabili, e quindi quel tipo di truffa, diciamo, il tipo di abuso non si potesse più fare. Questo vuol dire che ci sono ancora in campo molte macchine vecchie non collegate, e su questo però bisognerebbe capire perché non si fanno e non si operano controlli, che non credo siano complicati dal punto di vista né logistico né fattuale. Ora. Direttore, c'è anche una dopo magari risponde. Prego. Senatore Endrizzi, la seconda domanda che fa. Sì, dottor Vallone. Rimane in evasa, se mi permette, la questione se dobbiamo ritenere che
le imprese che offrono servizi legali, al pari delle altre che lei aveva citato complessivamente, cioè sottoposte a un attacco, diciamo, usura, infiltrazione azionaria per la crisi di liquidità e di introiti, cioè se possono essere considerate anche queste a rischio e quindi da supportare in questo senso, e poi se ci siano evidenze che le mafie in qualche maniera abbiano tratto effettivamente vantaggio, perché è una preoccupazione che condividiamo, ma ci sono risultanze, perché non appena queste si evidenziano sarebbe importante per noi saperlo, per poter anche fare le proposte diciamo di fronteggiamento necessarie. Grazie. Grazie senatore, prego direttore. Allora, riguardo al personale, perché è anziano? Perché quando è stata costituita la DIA 30 anni fa si è avuto chiaramente un'immissione di tanto personale tutto quanto insieme. All'epoca era personale giovane, adesso sono passati 30 anni, quindi man mano questo personale è diventato sempre più anziano, adesso sta andando in pensione. Il personale ci viene costantemente ripianato. Man mano che le persone vanno in pensione, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Penitenziaria, perché non dimentichiamo che nella DIA è presente anche una componente minore, ma presente, della Polizia Penitenziaria, ci viene costantemente ripianato. Quindi non abbiamo questo tipo di problema. Il nostro organico rimane quello, ha una tara di quello che è una tara, diciamo, di tutte quante le forze di polizia, non abbiamo problemi nel ripianamento. Perché arrivano in DIA persone abbastanza anziane solitamente? Non è sempre così. Io sto facendo venire anche dei ragazzi abbastanza giovani, dei giovani marescialli con 4-5 anni di anzianità. Ricordiamo che la legge istitutiva della DIA prevede che alla DIA arrivi personale qualificato, cioè quindi personale che abbia già esperienza specifica nel settore. Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, si arriva ai settori di investigazioni preventive o giudiziarie antimafia dopo aver fatto determinati percorsi, essere stati prima sulle volanti, poi si passa alla squadra mobile, alla sezione antirapina, poi man mano si arriva alla criminalità organizzata. Quindi se poi dopo un po' di anni che si è stata alla criminalità organizzata si arriva in DIA, ecco che spiegato perché il nostro personale, cioè, normalmente arriva tra i 45 e i 50 anni, perché per legge deve essere personale che ha una certa esperienza nel settore specifico. Stiamo cercando di ringiovanire per portare personale anche molto motivato, che abbia anche voglia di stare per strada, che abbia voglia di sacrificarsi e di più rispetto a persone magari che hanno già 20-25 anni di servizio. Ma devo dire che sto trovando una grandissima sinergia sia con le risorse umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ma anche con il Comandante Generale della Guardia di Finanza e dell'Arma dei Carabinieri. E non ho ostacoli particolari nell'acquisizione di personale bravo, qualificato e anche più giovane. E fino adesso, in questi 8 mesi, praticamente tutte le mie richieste, perché ricordiamo che alla DIA si arriva esclusivamente su richiesta del direttore della DIA, tutte quante le mie richieste vengono tranquillamente esaudite. Ci può essere un bilanciamento, questo lasciamo con un altro anno perché sta completando un'attività investigativa importante, insomma, ma al di là di queste che sono normali dinamiche fra colleghi, problemi non ne sto trovando da nessuna parte. Devo ringraziare veramente sia il precedente capo della polizia che l'attuale capo della polizia, il comandante generale dell'Arma e il comandante generale della Guardia di Finanza, perché stanno dimostrando una straordinaria sensibilità nei confronti della DIA e un'attenzione particolare nei miei confronti per le richieste che faccio. Non ho lamentare nulla da questo punto di vista. Proprio in questi giorni ci sono arrivati 20 finanzieri e sono stati assegnati 5 colonnelli dell'Arma dei Carabinieri per sostituire persone che hanno completato il loro mandato in DIA, perché i dirigenti hanno un mandato di 4 anni e poi tornano nelle amministrazioni di appartenenza, e devo dire che tutti, anche a livello di colonnelli, quelli che ci stanno per essere assegnati, arriveranno in mese di settembre, sono tutti quanti persone di altissima qualificazione e di altissima capacità.
Per quanto riguarda il discorso delle macchinette, purtroppo non sempre i controlli sono puntuali e continuano a girare macchinette che non sono in regola, piuttosto che vengono scollegate con motivazioni di problemi tecnici sulle linee, vengono scollegati in maniera random, in maniera tale da poter essere utilizzate in maniera diversa, quando piuttosto vengono messe macchinette che non sono completamente collegate. I controlli vengono fatti, il mio precedente incarico è stato quello di questore di Reggio Calabria e ho disposto tantissimi controlli periodici e continui sui gestori di queste macchinette, e però nonostante i continui controlli ne continuavamo a trovare di macchinette non collegate, non omologate, non regolari. Se la crisi di liquidità ci sta dimostrando adesso possibili problemi, attualmente in questo momento devo dire almeno come DIA non abbiamo evidenze, infatti nella relazione io ho segnalato che questo allarme viene da più parti della società civile, non abbiamo ancora risultanze investigative di questo tipo, però sappiamo che queste cose si vedono poi col tempo, si vedranno con tempi più o meno lunghi. Ancora siamo nella fase in cui chi sta quasi con acqua alla gola si sta guardando intorno e altri stanno cercando di guardare chi è in difficoltà. Probabilmente tra un po' di tempo cominceremo a avere le prime evidenze investigative su questo tema. Di questo ne sono sicuro, perché la criminalità organizzata, sono sicuro che in questo momento sta cercando di acquisire aziende soprattutto nei settori che saranno particolarmente interessati dall'arrivo dei fondi europei, quindi per poter quelle aziende che potranno partecipare poi alle gare che saranno bandite sulla base dei fondi europei. Ma è una sensazione questa, è una prospettiva, è un'ipotesi investigativa che ancora dobbiamo maturare in concreto. Grazie. Ora è il turno del deputato Lattanzio, prego la parola. Grazie Presidente, grazie Direttore per la relazione, mi rendo visibile per la relazione che ci ha fatto e per le risposte puntuali. Io non sono abituato a tentativi di tirare per la giacchetta per avere delle risposte che vadano a rafforzare una posizione piuttosto che l'altra. Come i colleghi sanno, perché li ho annoiati molte volte, amo la lingua italiana, quindi già la sua definizione "stiamo trovando" per me risponde a tutte una serie di supposizioni che vengono portate avanti, quindi anche la sua risposta, l'ultima, dove non ci sono risultanze investigative ma allarme, mi sembra di capire, allarme sociale su un determinato tema, rende in maniera credo inequivocabile la fase di svolgimento di qualcosa che sta succedendo, poi lo vedremo nel futuro eccetera. Mi interessava metterlo in chiaro questo. Sui report dell'organismo permanente di monitoraggio invece, potrei sbagliarmi ma credo nel secondo, vengono riportate alcune avvisaglie, particolarmente, parlo di cybercrime, particolarmente problematiche e pericolose riguardo agli attacchi informatici a danni di strutture strategiche del Paese. In particolare a ospedali strategiche, soprattutto in una fase di emergenza pandemica, che prevedevano un sistema, adesso mi sfugge il termine tecnico non essendo un informatico, che prevedevano praticamente il blocco completo della rete tecnologica e quindi alla base dell'esecutività di una struttura complessa come un ospedale o un'azienda sanitaria locale, che veniva sbloccata soltanto al momento del pagamento di un riscatto. Questo è un qualcosa che è arrivato anche a livello europeo e non soltanto nell'ambito sanitario. Credo che sia una delle frontiere più avanzate degli attacchi informatici e vorrei sapere se ci sono dei rilievi, delle notizie aggiornate al riguardo. Grazie. Guardi, il fenomeno non è nuovo,
Io nel mio primo incarico in polizia sono stato il primo direttore della sezione computer crime della Polizia di Stato. L'ho creata praticamente io, avevo a capo un signore che si chiama Alessandro Panza e più sopra c'era un signore che si chiama Gianni De Gennaro, insomma eravamo. Creammo questa sezione su volontà dell'allora capo della polizia e il primo caso internazionale, stiamo parlando del 1989, quindi parliamo di circa 32 anni fa, il primo caso fu proprio un caso di questo tipo. C'era un medico dell'OMS che aveva studiato per anni in Africa l'AIDS, erano i primi tempi in cui si studiava l'AIDS, e aveva inviato a tutte quante le strutture sanitarie, ai medici amici suoi, un floppy disk che diceva in questo floppy disk ci sono informazioni riguardo AIDS. Questi commettevano e questo installava un virus. Dopo un mese di utilizzo diceva adesso l'hai utilizzato per un mese, devi pagare $100 su questo conto corrente alle Cayman, altrimenti non potrai più utilizzare il tuo computer. Quindi insomma il fenomeno non è particolarmente nuovo, è chiaro che oggi è molto più sofisticato, prevede meccanismi di cifratura, perché questi non fanno altro che cifrare tutto il contenuto degli hard disk e ti danno la chiave di cifratura soltanto nel momento in cui tu dovresti pagare. Non abbiamo assolutamente evidenze di criminalità organizzata, quantomeno italiana, dietro questo tipo di attività illecita. Quindi è un'attività di cui la DIA non si sta occupando perché non abbiamo nessuna evidenza investigativa. È una domanda che chiaramente deve rivolgere piuttosto al direttore del servizio di polizia postale, che è competente in materia. Però dalle sue parole è tranquillizzante sapere che c'è già un'expertise nazionale. Assolutamente sì, c'è una polizia postale che è straordinaria da questo punto di vista. Grazie dottor Vallone. Se non ci sono altre domande, io consiglierei chiusa la seduta non prima di aver fatto una comunicazione, che è l'autorizzazione alla riunione in deroga di due comitati in orario contestuale. Quindi è autorizzato, si autorizza sin d'ora, in deroga all'articolo 3, comma 3 del regolamento interno per il funzionamento dei comitati, la riunione contestuale, successivamente alla conclusione di questa seduta, del Comitato per i Testimoni e i Collaboratori di Giustizia, coordinato dall'onorevole Aiello, e del Comitato sulle Mafie Pugliesi, coordinato dal senatore Pellegrini. Quindi ringraziando il dottor Vallone, se non ci sono, questa parte di seduta viene chiusa in questo momento. Grazie, buona serata.